Cari amici del gruppo Facebook Appoggiando Papa Francesco, questo intervento di oggi, questa mia riflessione la faccio da Muscat in Oman, dove mi trovo con il Teatro San Carlo in trasferta. E, per noi cristiani venire in questi territori è particolare perché c'è la presenza della mezzaluna dappertutto e non c'è la presenza della croce. E in ogni modo, a Muscat c'è la possibilità di portare libri, di vivere la propria fede in una maniera interiore, ma certamente non quello di andare con segni esteriori della fede come croci e cose simili, perché la sensibilità dei fedeli di religione islamica qui è particolare, quindi un paese più aperto naturalmente di altri, come potrebbe essere naturalmente l'Arabia Saudita. Però io sento ancora più forte qui il bisogno di comunicare con voi. Non è facile utilizzare neanche i mezzi di comunicazione tipo Facebook, che funziona a intermittenza, o YouTube, quindi mi perdonerete se nel gruppo sarò un po' passivo in questi giorni, cioè, perché non ho la possibilità di accedere facilmente a Facebook. E oggi vi voglio parlare della Madonna. Voglio fare una riflessione con voi facendo un'analisi, mettendovi in rilievo quello che è il grande santuario della Madonna di Nostra Signora di Aparecida. Noi abbiamo visto le giornate della gioventù, questo grande evento, le abbiamo viste per televisione, chi non ha avuto la fortuna di andare in Brasile, e questa grande partecipazione di giovani, e a un certo punto abbiamo visto Papa Francesco andare a questo santuario, del quale io vi mostro una foto presa qui da un articolo. Questa che vedete è la fila delle persone che vanno a questo santuario. Qui il 24 luglio questo santuario è stato visitato dal Papa proprio per la giornata mondiale della gioventù, e è il più grande santuario mariano del mondo, quindi capiamo anche l'importanza che ha Latino America per la fede. È la più grande comunità di fedeli cattolici, si trova adesso in Latino America. Il Papa viene da questa terra, secondo me con una grande scelta anche geografica del conclave, e il più grande santuario mariano del mondo è proprio in Latino America, in Brasile. Vi do alcuni riferimenti: i metri di lunghezza sono 173 e i metri di larghezza 168, la cupola si innalza fino a 70 metri. E Nostra Signora Aparecida, la Madonna apparsa, ha una presenza di 7 milioni di pellegrini ogni anno, e la storia, la nascita di questo santuario è molto bella, perché dei pescatori, dei poveri pescatori, erano andati per una battuta di pesca, e il 17 ottobre del 1717 per il fiume Paraiba non trovarono pesce, ma trovarono nella rete una statua della Madonna senza testa. Questa era tradizione in questo fiume, in epoca coloniale, di buttare nel fiume le immagini sacre quando si rompevano. Quindi questi pescatori trovano questa statua, trovano la testa, la moglie di uno dei tre pescatori incolla questa testa e comincia subito un culto particolare, perché cominciano ad andare le persone a vedere questa statua, si crea una devozione popolare molto forte, perché cominciano a farsi presente dei miracoli, e quindi questa Madonna viene vista proprio come la emanazione, la manifestazione della Madonna su un per i poveri, per i più abbandonati, per i più bisognosi. La presenza di queste di questo pellegrinaggio continuo a questa casa porterà poi alla creazione di una parrocchia, di una piccola chiesa, fin quando poi si crea questo bellissimo santuario. Voglio farvi vedere, prima di parlare ancora, un'altra immagine. Ecco qui, questa è vista dall'alto, veramente meravigliosa.
e questo è l'arrivo dei pellegrini per manifestare questo grande amore per la Madonna. E avevo preso degli appunti da questo articolo che è di Costanzo Donegana, con delle foto veramente, veramente molto belle. Il cardinale di Aparecida è Raimundo Damasceno, questo nome che ci richiama alla patristica, ai padri della Chiesa, e lui fa una dichiarazione molto bella. Dice: Maria è il riflesso umano del cuore materno di Dio. Per questo i fedeli ricorrono a lei con tanta devozione perché sentono intuitivamente questo amore fraterno. Sanno che Maria comprende il loro dolore, i loro desideri, capisce i loro limiti. Riconoscono in Maria la nostra sorella che è vissuta come perfetta discepola di Gesù con speranza e coraggio. Il popolo dice, ci racconta questo cardinale, nel cuore di una madre ci sta sempre un altro figlio. La festa di questa Madonna è il 12 ottobre. Voglio unire questa mia riflessione su questa Madonna, quindi invito specialmente gli amici che si trovano, fanno parte del gruppo di Argentina e di Uruguay e di Ecuador, proprio a poter andare lì a fare questo pellegrinaggio, perché mi raccontano quelli che ci sono stati che è un'esperienza meravigliosa. Voglio legare questo a un intervento che ha fatto Padre Livio Fanzaga, che è il direttore di Radio Maria, questa meritoria emittente che ci fa tanto compagnia in tutto il mondo e in tutte le lingue. E lui ha fatto una rubrica su questo settimanale delle edizioni San Paolo Credere, ha risposto a delle domande su quali sono le preghiere per Maria. Ebbene, lui osserva come l'Angelus del Papa ha ripreso vigore, è tornato ad avere importanza da quando gli ultimi pontefici l'hanno cominciato a recitare pubblicamente ogni settimana. E veramente, pensando al nostro amato Papa, c'è molta attesa proprio per l'Angelus ogni domenica, l'ultimo Angelus, quando lui ha parlato della guerra, facendo un intervento che era scritto, e poi a un certo punto lui ha lasciato il foglio e ha sentito che non era più la voce della diplomazia quella che doveva parlare, ma la voce del cuore quando ha detto nell'Angelus forse le guerre riconosciamo che vengono fatte per interessi economici e per vendere le armi in maniera illegale, cosa che è una banalità, ma che nessun capo di Stato ci fa sentire, nessuno ci ha mai detto. Ce l'ha detto Papa Francesco lasciando il testo, proprio il foglio. Io ho visto tutta questa azione di lasciare il foglio, di alzare gli occhi e di lasciar parlare il cuore, così come ogni cristiano dovrebbe essere. Ebbene, proprio dice padre Fanzaga, proprio attraverso la recita domenicale del Papa, la provvidenza ha fatto sì che la domenica si professi il mistero dell'incarnazione del Verbo. Poi lui risponde alla domanda e dice che il Magnificat è la preghiera mariana per eccellenza, è bellissima e sono le uniche parole presenti poi messe dagli evangelisti sulla bocca di Maria insieme a quelle di Cana, delle nozze di Cana. Ed è proprio, dice proprio, la vera preghiera mariana perché sgorga direttamente dal cuore della Vergine Santissima e lui invita proprio a recitare il Magnificat per pregare Maria, perché si celebra l'evento cristiano per eccellenza, cioè che l'uomo si è fatto Dio, nel senso che nel momento in cui Dio ha stabilito di rappresentarsi e di presentarsi agli uomini, ha preferito farsi uomo, però nell'essenza dell'uomo c'è sempre la divinità, no? Quindi c'è questo doppio canale, l'uomo che diventa Dio, Dio che si fa uomo e l'uomo che a sua volta è fatto veramente a immagine di Dio proprio nella presenza di Gesù. E poi ci dice Padre Fanzaga una cosa interessante, a parte il rosario che è fondamentale nella vita dell'uomo e poterlo inserire, poterlo recitare magari con le proprie famiglie, con i propri figli, ci segnala come che il Salve Regina, come una preghiera celebre e meravigliosa, perché
è la preghiera per eccellenza dei peccatori, ai quali la Madonna getta l'ultimo ancora della salvezza, specialmente in punto di morte, affinché non periscono per l'eternità. Pensiamo un po' ai messaggi di Medjugorje, dove proprio la Madonna continua a invitarci a insistere sull'importanza del pregare, e Padre Livio Fanzaga ci dice proprio che tramite il Salve Regina noi possiamo chiedere l'ausilio proprio della Madonna come tramite con Gesù, con Dio, per la nostra salvezza. Vi mando un saluto, vi saluto caramente da Muscat e vi chiedo scusa se all'interno del gruppo in questi giorni non potrò essere così attivo come mi piacerebbe. Un grande abbraccio e saluti.